Buonasera e ben ritrovati amici e amanti del futsal, siamo qui dal Pala Gozzano per questo spettacolo Italian Coffee Petrarca CDM Futsal Genova, qui per voi Alberto Penazzi in compagnia del commento tecnico di Daniele Bargellini. Ciao Daniele. Si muove la sfera e si comincia, inizia la partita, subito Genova al controllo del pallone con Pisetta, ancora in avanti Pisetta, miglior marcatore in questo momento della CDM, più la palla è nel mezzo, interviene. Esattamente, giusto? Eh sì, il ruolo del portiere in queste situazioni qua, soprattutto nel calcio a 5, è determinante. Vini, palla nel mezzo! Mamma mia! Il gol del Petrarca! Ed è un 1-0 importante! Okay. 1-0 determinante di De. Parte bene il Petrarca, 17-12. Posizione anche molto difficile da far gol, perché così sul laterale è veramente difficile. Passata nell'unico posto dove poteva passare. E allora ancora Genova con Titon, porta questo pallone, Titon reduce anche dall'ottima prestazione contro l'Arzignano, la palla in avanti per Leandrigno, Leandrigno con il sinistro la mette nel mezzo, non c'è nessuno dei suoi compagni che può raccogliere l'assistenza e allora ne approfitta Petrarca che può battere questa rimessa velocemente, la palla in avanti alla ricerca di De, la parata decisiva dal presidente Morlino, in avanti adesso Foti in avanti, mamma mia, conclusione pazzesca, la palla poi che esce. Sapersi difendere e non concede il 2-0 a Petrarca, che vorrebbe dire forse magari anche un break positivo. Alba così, una deviazione con la mano, il gol. Grande gol. Che gol di Alba, 2-0 Petrarca, che poi va sulle tribune a dedicarlo ovviamente a moglie e figlia. E adesso per ora è festa Petrarca, con 11 sul cronometro, 2-0. Tante occasioni comunque per le due squadre, assolutamente Daniele. Petrarca che conduce per 2-0 con le reti di De e di Alba. Ora Urio dal fondo. Prova a andare via, un errore, clamoroso errore di Urio, che lascia questa palla sul posto e poi c'è questa rete, Juaniglio che ne approfitta e c'è il gol di Genova che accorcia le distanze, un gol importante perché questa partita lo era anche sul 2-0 ma è sempre più aperta in questo momento sul 2-1. Gol quindi di Juaniglio che accorcia le distanze, Genova che adesso è a una sola lunghezza. È un peccato assolutamente, adesso Pisetta riparte dal fondo. Cerca Lombardo che sbaglia questo pallone, Dudu Costa, eccolo Dudu qua. Costa! Grande, c'è il gol del Petrarca, un gol importantissimo, il capitano Dudu Costa. È questo. Il mancino ha trafitto l'estremo difensore del Genova, è un gol che vale tanto, tantissimo per il Petrarca, ancora più due, è un 3-1 adesso che diventerà importante mantenere e se possibile incrementare per gli uomini dell'Italian Coffee, per il Genova, sulla sinistra per Foti. Sì, il Cividini è un giocatore molto importante. Foti ancora! E c'è il gol del Genova che accorcia nuovamente le distanze. Il tiro di Foti che ha bucato Moretti è un gol importante perché rimette il Genova ancora più in partita. E anche nel primo tempo c'era stata un'altra rete che aveva già accorciato le distanze. Il vantaggio del Petrarca ritorna più uno. È un gol importante perché rimette il Genova ancora più in partita. Alba porta a spasso questo pallone, la perde, Luft la recupera, può allargare per Titon il tiro e la palla che è dentro, l'arbitro dice che gol, 3-3, Titon va a esultare, dubbio di tutti qui al Pala Gozzano sicuramente, perché questo tiro sembrava palesemente sulla traversa, però punti importanti, tutto in bilico e l'Italian Coffee deve tornare a giocare, a macinare campo e non lasciare nessuna occasione alla squadra avversaria. Prova a saltare Dudu Costa, 6 secondi la partita finita. Entrambe le squadre lo sanno, probabilmente il tiro di Pozzo lungo, Juaniglio fermato, sirena, finisce qui Italian Coffee Petrarca 3 CDM Futsal Genova 3. Ringraziamo per essere stati all'ascolto e per aver visto questa partita e alla prossima avventura per la Serie A di calcio a 5.